possiamo andare in dichiarazione di voto. Deve stare più, per favore, un po' più reattivo. Allora, secondo intervento, per lei 5 minuti, consigliere Tuffizzi, prego. Ero fissato sul cardinal Mazzarino, ero rimasto un po' sconfitto. Mi è dimenticato di chiedere la parola. Stavo guardando il consigliere. Se ci fosse lui, io qui sarei altro che l'accuso. Non commetto naturalmente l'ordine del giorno impacchettato lì, perché la persona colta di livello, stratega politica non è lui, mi aspetto sempre qualcosa di innovativo, di novità, qualcosa che mi lasci un po' quasi, invece è logico, si mette lì, l'ordine del giorno uguale a quello del precedente, stiamo parlando di una cosa tecnica, se c'è o meno un parere della sovrintendenza sul colore di quella rottura che abbiamo messo qui sotto il consigliere, dove mi riesce come andiamo in commissione. È frustrante per troppo, è forte per quello probabilmente. Io vorrei però ribadire, perché se la consigliere Mastrosanti chiede scusa per la veemenza a volte quell'attore che mette nei suoi interventi, io non posso chiedere scusa perché ci vengo portato a questi atteggiamenti, già sono un po' predisposto, ma poi vengo portato ad essere aggressivo, perché quello che ho visto precedentemente come sia come il consiglio del regolamento del consiglio dei giovani e prima e dopo con la mozione dei cent'anziani, lei lascia la pazienza che in quest'aula tutto è possibile e tutto possiamo dire per il contrario di tutto. Quindi quando è così non c'è più, finisce tra virgolette per rispetto istituzionale dovrebbe esserci, quindi non chiedo scusa, e ribadisco che qui non può venire un assessore pescato da un mazzo così da qualche parte, come prima volta che passa un cimitero per tirare fuori quello più corto per magari alcune penalità, ma è stata sorteggiata una persona, bravissima persona, per personale, è stata sorteggiata da un mazzo voluta non si sa da chi, una persona, un assessore che con Frascati non ha nulla a che fare, lo dimostra ogni volta che interviene. Non si prepara, perché viene un compito, non mi sa nel merito della questione, non si prepara su quello, non si prepara su quanto gli viene passato dagli uffici, comunque se c'è una questione nell'aspetto tecnico, l'assessore dovrebbe prepararsi e dare delle risposte. Non si può limitare a fare il compitino e poi lasciare i consiglieri senza risposte. Io credo che prima l'assessore Filipponi comunque ci ha messo la faccia, comunque si è messo lì e ha risposto, ha provato a rispondere. Questo assessore ci ha detto che c'è una legge, l'articolo 132 del decreto della variante 9, gli dico che non è completamente, non c'è scritto da nessuna parte, che poteva fare un menù, gli dico che c'è un avviso pubblico dove è previsto una determinata cosa. Noi diamo un affidamento, una cosa completamente diversa, di colore diverso, se non se ne preoccupa minimamente. Diciamo che c'è un parere della sovrintendenza per quel colore di quella di quelle pensiline, di quelle panchine, e non ci risponde. È un po' arrogante, poi non credo. Per questo non credo di dover chiedere scusa a nessuno. Gli ho chiesto di attorno che fine hanno fatto, perché quel progetto lì non è finito. Se c'è in atto un progetto di fare quei piazzamenti pedonali previsti con Pierre Cogliani, che è previsto questo progetto, oppure se quei soldi sono stati stanziati di altre cose. Io non pensavo questo, perché io lo so perché non fanno il lavoro di Pierre Cogliani. Io so se quei soldi forse sono stati stanziati di fare un altro lavoro, ma ce lo dovrebbe dire l'assessore. Ci dovrebbe rispondere, non ci deve dire soltanto che i tecnici, come ha detto anche Filipponi, i tecnici hanno detto che la sintonia di una corsa è tutto regolare, i tecnici ci hanno detto che fanno con le pezze di carta d'appoggio con diversità di usare. Dove stanno? Il parere della sovrintendenza, l'assessore, se io ero l'assessore, mi portavo su questa mozione un pacco di carta così, perché non voglio essere molto preparato.
parlo 5 minuti e non mi risponde su una cosa stupida, non può rappresentare la società, non può ricordare i nostri artificiali perché sono tutti regolari, perché fra un mese partirà la denuncia anche per il livello. Perché se un assessore dichiara e mette a verbale che i dossi installati sono irregolari, deve fare una cosa soltanto, rimuovere i dossi sempre quanto prima. Perché se succede qualcosa con quel dosso, la responsabilità è la sua. Se sono irregolari. O se non è competente, è un incompetente a fare un ciao. Io non ci penso. Quindi ripeto, e la invito un'altra volta, rispondo che sono anni. La sovrintendenza ha dato un parere per quelle pezzettine e quelle macchine del grigio antracite scuro come previsto dall'avviso, o ha dato un parere con l'ordine di trasporto? Ha detto solo un suo amico che riprende la vita. Questo ce lo può spiegare, ma neanche ci sta ascoltando. Neanche ci sta ascoltando. La conclusione, consigliere. Ah, ci ha lasciato il tribunale. Grazie. Allora,